Consegnato stamattina da Trenitalia a Trenord il quattordicesimo treno destinato ai pendolari lombardi. Il passaggio fa parte di un accordo siglato ad agosto del 2018 tra la regione Lombardia e Ferrovie dello Stato per migliorare il servizio dei trasporti su rotaia. Entro l'anno ha previsto l'arrivo di altri 20 convogli usati e 10 nuovi. Il comune di Milano tira dritto ed ha intenzione di applicare l'aumento del biglietto dei mezzi ATM a partire da aprile. Insorgono le opposizioni, che accusano la giunta di voler aggirare una legge regionale. Caustico Giuseppe Sala, il sindaco del capoluogo lombardo. Si parla tanto di autonomia, e poi Milano non ha la libertà di aumentare il ticket di 50 centesimi. Un presunto stalker di 38 anni, attualmente in carcere e in attesa di sentenza definitiva, dovrà rimanere a un chilometro di distanza dalla vittima, un'impiegata 41enne di Monza. La misura rientra fra quelle previste dal regime di sorveglianza speciale decisa dal Tribunale di Milano, che dal 2017 non si applica solo nell'ambito dell'antimafia, ma anche nei casi di violenza. 5.000 ragazzi nell'ambito della festa liturgica di San Giovanni Bosco hanno partecipato oggi in Duomo ad una celebrazione eucaristica per i salesiani di Milano. I giovani hanno gremito la cattedrale, accompagnati dagli insegnanti e dai formatori. Il paese felice esiste, ha detto Monsignor Mario Delpini. Eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura il servizio di trasporto pubblico su rotaia lombardo. Oggi c'è stato un gesto, se vogliamo, simbolico, la consegna eh, da parte di eh, Trenitalia di un treno usato che sarà a disposizione di Trenord nel tentativo di migliorare il servizio che eh, causa, come ben sapete, spesso disagi ai pendolari lombardi. Un passaggio che rientra in un piano più ampio che eh, vedrà entro la fine di quest'anno 20 nuovi treni, ehm, o meglio, 30 treni a disposizione di eh, Trenord, 20 usati e 10 nuovi. Sentiamo tutti i particolari nel servizio. È stato consegnato stamattina da Trenitalia Trenord il quattordicesimo convoglio usato, un vivalto di 9 anni, destinato al trasporto dei pendolari. Un passaggio che fa parte dell'accordo siglato a fine agosto del 2018 tra Regione e Ferrovie dello Stato per cercare di ridurre i disagi dei viaggiatori lombardi e migliorare il servizio. Ne arriveranno altri 20 usati da giugno fino al 31 dicembre e in futuro anche altri 10 nuovi. La consegna del convoglio è stata anche l'occasione, da parte del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, per evidenziare il miglioramento dei rapporti tra l'ente da lui guidato e Trenitalia dopo le polemiche dei mesi scorsi. Possiamo sottolineare come questi rapporti siano stati, siano diventati estremamente positivi ed abbiano dato alcune piccole positive risposte. Fontana ha anche annunciato che da marzo 2020 cominceranno ad arrivare altri 160 nuovi treni ordinati dalla regione prima 4 al mese, poi 8, fino al completamento delle consegne entro il 2022. Nel frattempo Trenord ha spiegato che con il nuovo orario sono diminuite le cancellazioni dei treni, passando da 120 a 40 al giorno. Inoltre i pendolari coinvolti nelle soppressioni sono scesi da 120.000 a 25.000 grazie alla sostituzione dei convogli con autobus che hanno coinvolto 6.000 pendolari. Insomma, un quadro complessivo tendente al lento ma costante miglioramento, anche se molto resta ancora da fare. Allora questa è la situazione che riguarda i treni della uh, regione Lombardia rimaniamo in ambito di trasporti si parla di aumento del biglietto ATM da 1,52 euro decisione che è già stata presa dalla Giunta si tratta di capire quando verrà concretamente attuata uh, l'idea uh, del Comune era quella di uh, applicare l'aumento della tariffa a partire dai primi di aprile ma uh, il fatto che uh, non ci sia stato il via libera da parte del Regione eh, sul biglietto unico integrato. Questo ha un po' rallentato l'Iter. Il Comune di Milano però eh, rassicura, eh, il, si va avanti insomma per quella che era la strada eh, che, eh, tracciata. Quindi l'aumento del biglietto ci sarà da aprile e eh, nell'occasione il sindaco Giuseppe Sala ha anche attaccato la regione. Sentiamo nel prossimo servizio. Il del biglietto dell'ATM, che passerà da 1,50 euro a 2, avverrà nei tempi prestabiliti, ossia ai primi di aprile. Lo aveva annunciato ieri in Commissione Trasporti l'assessore competente in materia Marco Granelli e lo ha confermato oggi, pur mostrandosi leggermente più cauto, il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha spiegato che la Giunta sta lavorando sull'obiettivo di aprile, cercando la formula legale giusta per poterlo attuare. Il tempo stringe perché, affinché la modifica entri in vigore ad inizio aprile, è necessario che il nuovo sistema tariffario venga approvato da Agenzia del Trasporto Locale di Bacino di Milano entro metà febbraio. Il mancato via libera da parte della Regione sul biglietto unico integrato ha infatti complicato i piani del Comune, che va comunque avanti per la propria strada. Con Sala che attacca l'ente presieduto da Attilio Fontana. Nel momento in cui si parla tanto di autonomia, in cui si invoca l'autonomia, se il Sindaco di Milano cioè la città dal 10% dei PIL in Italia non ha l'autonomia per aumentare i 50 centesimi il prezzo del biglietto e migliorare il servizio, non capisco cosa vuol dire autonomia. Il centrodestra però non ci sta e accusa la giunta di voler aggirare la legge regionale. Forza Italia in particolare dice di essere pronta a fare un esposto alla Corte dei Conti per i 50 milioni di euro messi a bilancio dal comune grazie all'aumento del biglietto. Sarebbe palese, sostiene Forza Italia, che la giunta non voglia la tariffa unica, ma aumenti il ticket per esigenze di cassa. Critiche alla maggioranza di centrosinistra arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, che ritiene la mossa sbagliata anche nel merito, perché finirà col disincentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici. Apriamo ora la pagina dedicata alla cronaca con una storia molto triste. Uh, un uomo di 72 anni che in Brianza aveva costruito tutta la sua vita non ha retto al peso di essere sfrattato dalla sua casa e si è ucciso impiccandosi alla seranda del box. Uh, il pensionato è morto questa mattina all'ospedale di Niguarda uh, dopo 24 ore di agonia. Ieri nella sua casa di Paina di Giussano, in provincia di Monza, uh, mentre l'ufficiale giudiziario e il fabbro stavano eseguendo la procedura di sfratto con la scusa di dover spostare la sua auto è sceso in garage e con un grosso straccio si è impiccato alla serranda basculante a trovarlo è stato lo stesso Fabbro che avrebbe dovuto cambiare la serratura dell'abitazione dipendente dell'azienda proprietaria dell'immobile che non vedendolo tornare è andato a verificare dove fosse andato immediata la telefonata al 112 da parte del lavoratore che in diretta telefonica con i soccorritori del 118 ha tentato di rianimarlo in attesa che arrivasse L'ambulanza. Trasportato in condizioni poi disperate in ospedale, l'uomo si è spento nelle prime ore di oggi nel reparto di neuro rianimazione dell'ospedale Meneghino a causa delle gravi lesioni riportate durante l'impiccagione. Per cui una storia molto triste, e purtroppo non nuova. Abbiamo, queste sono le cosiddette vittime della crisi, diverse volte abbiamo purtroppo dovuto raccontare fatti di questo tipo. Uh, continuiamo a parlare di uh, cronaca, sarà sottoposto a un speciale regime di sorveglianza, un uomo 38enne attualmente in carcere in attesa di sentenza definitiva accusato di stalker, uh, l'uomo praticamente avrebbe uh, ripetutamente minacciato la uh, compagna anche utilizzando delle armi e quindi il Tribunale di Milano oggi ha uh, stabilito che nel caso in cui dovesse uh, lasciare il carcere dovrà mh, seguire un regime particolarmente Restrittivo, che prevede tra le altre cose il fatto che resti a un chilometro di distanza dalla sua ex compagna, sarà sottoposto al regime di sorveglianza speciale un presunto stalker trentottenne che per anni avrebbe vessato la compagna e i due figli. Si tratta di una misura del codice antimafia che, dal 2017, può essere applicata anche ai casi di maltrattamenti e violenza. L'uomo attualmente in carcere è in attesa della sentenza definitiva, ma nel caso dovesse uscire dovrà attenersi a tutta una serie di disposizioni restrittive. Ex guardia giurata avrebbe iniziato a tormentare la compagna dopo la nascita della prima figlia nel 2014. Solo lo scorso anno, a maggio, però, la donna ha trovato il coraggio di denunciarlo. La vittima, un'impiegata 41enne di Monza, all'inizio pensava che abbandonando la loro casa a Roma e tornando a vivere in Brianza sarebbe riuscita a cavarsela. Lui, invece, stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la seguiva ovunque e la minacciava con un coltello e altre armi, utilizzando anche un punteruolo ed esercitando violenza psicologica anche sui due bambini. A poco erano serviti gli arresti e le ripetute denunce, essendo evaso anche dai domiciliari. E così il Tribunale di Milano ha deciso di sottoporlo al regime di sorveglianza speciale. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione incisiva ed efficace perché contiene delle regole importanti che se non osservate poi producono delle conseguenze ancora più importanti di restrizione della libertà personale. Il soggetto dovrà osservare determinate regole importanti, dovrà mantenersi ad almeno mille metri di distanza dalla persona offesa dovrà osservare un percorso di ingiunzione terapeutica per elaborare le problematiche della sua condotta e, soprattutto, questo provvedimento sarà poi notificato alla parte lesa che, da un punto di vista psicologico, saprà che ha anche questo strumento a disposizione. Sono state scarcerate sei delle sette persone fermate tre giorni fa a Milano nell'ambito dell'operazione denominata Ossessione, che ha portato all'esecuzione di 25 provvedimenti di fermo in totale da parte della DDA di Catanzaro contro una presunta multinazionale del narcotraffico. Nelle cui fila, secondo gli investigatori, comparirebbero anche esponenti di spicco della cosca di Andrangheta dei Mancuso. Lo ha deciso il jeep di Milano Ilaria De Magistris, non convalidando i fermi per sei indagati e non disponendo nemmeno per loro la misura cautelare in carcere convalidando un solo arresto in flagranza eh, di reato e con misura cautelare um, tra eh, le persone eh, scarcerate figura anche Gi Giuseppe Campisi di Vibo Valenza re residente a Milano che secondo quanto riferito dagli investigatori avrebbe avuto un elevatissimo spessore criminale Gennaro eh, Papaianni, difeso dai legali Mirko Mazzali e Alessandra De Pace. Um, secondo il Gip, nei confronti dei sei scarcerati mancano i gravi indizi di colpevolezza idonei ad affermare l'inserimento in un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Associazione che invece, secondo l'accusa, avrebbe avuto una base nell'Interland milanese. Tra l'altro, scrive ancora il giudice: Buona parte delle importazioni di droga attribuite al sodalizio non sono andate a buon fine. Uh, per quanto riguarda i fermi che erano stati disposti, poi, secondo il Gip,. Manca anche il pericolo di fuga e da qui il no, alla convalida, quindi le persone che sono tornate in libertà. Cambiamo argomento. Nella festa liturgica di San Giovanni Bosco, l'arcivescovo Monsignor Mario Delpini ha presieduto una celebrazione eucaristica in duomo per i salesiani e le salesiane di Milano. Migliaia di ragazzi che frequentano, che frequentano ogni ordine delle scuole ispirate a Don Bosco. Hanno. <coughs> scusate, hanno gremito la cattedrale accompagnati dai loro insegnanti e formatori. Il paese felice esiste, ha detto Monsignor Mario Delpini. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Anna Maria Braccini. Siete autorizzati a chiedere dove sia il paese felice e avete la possibilità di ascoltare anche la risposta, se ascoltate Dio. Si rivolge così l'arcivescovo alle migliaia di ragazzi che affollano il Duomo, dai più piccoli, per arrivare ai giovani delle scuole professionali, nella celebrazione eucaristica per gli studenti delle scuole salesiane milanesi, in occasione della memoria liturgica di San Giovanni Bosco, una delle più occasioni in cui egli incontra le realtà salesiane in questi giorni. A portare il saluto di Don Franco Fontana, direttore dell'Istituto Sant'Ambrogio, Opera Don Bosco di Milano, che comprende scuole elementari, medie, licei istituto tecnico-tecnologico e istituti professionali per un totale di 2.000 allievi. Sono qui per dirvi che siete autorizzati a porre la domanda e che oggi, come in tante altre occasioni, se state attenti potete anche ascoltare la risposta. Chiara l'impressione, come la definisce, che ha il vescovo Mario. Talvolta i ragazzi e le ragazze soprattutto nell'età giovanile si disprezzano. Ecco come bisogna fare, lasciarsi trasfigurare dalla grazia di Dio, scoprire quell'enorme potenzialità di bene che avete dentro, perché voi siete un tesoro prezioso, voi siete capaci di cose meravigliose. Questa è l'opera educativa che abbiamo imparato da Don Bosco. Vi lascio, dice in conclusione, queste tre indicazioni. È la promessa di Dio. È il servizio a tutti, è la trasfigurazione dell'umanità. Ecco, siate dunque cittadini del paese felice. Una perturbazione nord-atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia, portando una nuova onda ondata di maltempo con nevicate soprattutto al nord, eh, piogge e venti forti invece al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che eh, prevede dalla tarda serata di oggi nevicate fino a quote di pianura su Valle d'Aosta, Piemonte, entroterra della Liguria, Lombardia, Trentino Alto, Adice e Veneto. Eh, previste inoltre piogge, localmente anche molto intense, accompagnate da grandi e forti raffiche di vento eh, su Liguria, Toscana e Lazio. Dalla mattinata di domani sono attesi venti forti e burrasca su Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Visti i fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato per domani un'allerta arancione per il rischio idraulico e idrogeologico nel settore occidentale dell'Emilia Romagna e sulla Toscana settentrionale. Domani da Milano parte il Rally di Monte Carlo Historique, gara leggendaria e impegnativa iscritta al calendario internazionale della FIA del 2019. Le auto sfileranno nel centro città con un controllo di passaggio e la presentazione al pubblico in piazza del Duomo alle ore 18. Sentiamo il servizio realizzato da Alberto Carreras. Grande sfilata di auto d'epoca domani a Milano. Per la prima volta dal 1932, il capoluogo lombardo ospita infatti la partenza del rally storico più famoso nel mondo, il rally di Montecarlo Historique, e festeggia i 115 anni di Automobile Club di Milano. Il programma prevede l'arrivo e l'esposizione delle auto già da oggi in via Senato 10, all'interno dei chiostri del Palazzo del Senato, sede dell'Archivio di Stato, partner d'eccezione dell'evento. Domani, 1 febbraio dalle ore 15, l'area espositiva dei chiostri sarà nuovamente aperta al pubblico che potrà così ammirare le 90 vetture. Alle 18, davanti al Palazzo dell'Automobile Club di Milano in Corso Venezia, partirà la prima auto seguita dalle altre a ritmo di una al minuto. Come sempre, il Rallye Historique è riservato alle vetture che hanno partecipato al Rallye di Monte Carlo tra il 1955 e il 1980. Le auto sfileranno nel centro città con un controllo di passaggio e la presentazione al pubblico in piazza del Duomo. L'Automobile Club di Milano compie 115 anni, è un momento importante, in 115 anni eh, l'Automobile Club ha fatto molte cose, molte per la città, l'ultima vuole essere questo grande regalo, far arrivare da tutta Italia, addirittura anche dall'estero, arriveranno ben 30 vetture dalla Grecia, moltissime bellissime automobili che hanno segnato la storia dei Rally in città, in centro, farle eh, diventare fruibili per tutti, visionabili a tutti, speriamo di avere molto pubblico, tanti appassionati e confidiamo in una giornata che forse sarà di neve ma sicuramente sarà calda di tanta passione. Bene spazio ora alla nostra rubrica consueta del giovedì a caccia di mostre a cura di Aristide Malnati. Oggi ci porta alla Portineria 14, un locale con ampio spazio espositivo in via Ettore Troilo um, a Milano in zona Navigli dove si tiene fino a mercoledì prossimo una eh, mostra curata da Giorgio Melis. Melis, eh, già direttore della fotografia e fotografo soprattutto di realtà urbane periferiche, parte proprio dalle foto per realizzare opere molto stilizzate e colorate con cui evidenzia sentimenti umani profondi e più in generale le ansie e i dubbi della società, soprattutto urbana, soprattutto che di Milano, dei nostri eh, tempi. Ma vediamo un eh, servizio realizzato proprio su questa mostra. La realizzazione di un'opera pittorica partendo da una fotografia è stata spessa praticata da artisti di fama mondiale, ad iniziare da Andy Warhol che da semplici polaroid di vip e di volti anonimi ricavò con la tecnica della silografia ritratti celeberrimi. Giorgio Melis, che da foto e immagini video è partito per la sua esperienza artistica, ha realizzato opere che sono la stilizzazione di realtà urbane e umane e che rappresentano stati d'animo dell'artista e più generali. Una mostra è dedicata a questo pittore che abita a Opera a sud di Milano, sempre più conosciuto grazie a quadri esposti anche all'estero, da Basilea a San Diego, persino in gallerie d'arte a New York. Fino a mercoledì 6 febbraio è possibile ammirare una ventina di dipinti di Melis nel bar Portineria 14 in via Ettore Troilo 14, in zona Navigli. Le opere di Giorgio Melis passano dalla fotografia all'immagine pittorica attraverso l'uso di materiali diversi. Una personale con quadri dai colori intensi e dai tratti coinvolgenti, capaci di far risplendere il mondo onirico dell'autore. In esposizione il risultato di una ricerca personale che Melis porta avanti da anni. Acqua e olio, un brodo di solventi, olio acrilico, dove i solventi si respingono e la materia si attrae. Bene, era questa la nostra ultima notizia. Vi ricordo che subito dopo di noi le previsioni del tempo da seguire con particolare attenzione, vista l'ondata di, eh, di neve che è prevista per domani: pioggia e neve. E poi eh, spazio allo sport con Nova Stadio TG quindi tutte le notizie principali di sport della giornata. Poi doppio appuntamento con Nova Stadio per seguire il pre della gara di stasera tra, di Coppa Italia tra Inter e Lazio e il post a partire dalle ore 22:15. In prima serata invece alle 20.30 spazio ai motori come di consueto a griglia di partenza. Grazie per averci seguito, restate su Telenova,